Ecco il secondo video del Golden Mask 5+, metal detector professionale di alta gamma. Alta gamma, abbiamo già spiegato bene i punti essenziali di questo metal detector: barra in fibra di carbonio telescopica, molto robusta, si riduce a 45-50 cm di lunghezza per essere bene disposto nello zainetto, bilanciato e leggero. Elettronica box IP55 protetto contro gli spruzzi, invece la piastra è stagna ed elettronica è garantita 5 anni, perciò trattasi di un metal detector di alta qualità. E alta gamma per tutte quante le funzioni display che non tutti quanti hanno. Oltre che alla barra telescopica in carbonio, oltre che l'elettronica garantita di alta qualità 5 anni, c'è pure il display grafico per riconoscere meglio gli oggetti, più naturalmente VDI, multifrequenza, eccetera, eccetera. Ora guardiamo di fare qualche test con le monete, col ferro, eccetera. Io l'apparecchio l'ho già settato al massimo. Guadagno a 2, power box a 1, sensibilità a discriminazione al massimo a 15 e il threshold l'ho messo in soglia, che si sentono praticamente questi crepitii, tic tri tic tri tic. Questo è il threshold, che è la soglia del suono, che è in soglia. Allora, guardiamo subito con la moneta da 1 euro. Monete da 1 euro, diciamo che siamo sui 38-39. Guardiamo con la moneta da 2 euro anche la velocità di risposta, che è importante. Siamo sempre quasi a 40 centimetri circa. Pentolino di peltro. Guarda quanto tira. Siamo sul mezzo metro. Guardiamo anche la discriminazione. Ecco, sentiamo già che col doppio tono cambia. E infatti fa tono basso e poi si vede che dà il VDI basso e lo spettrografo legge sulla sinistra con tutte quante le barrettine relative a questa batteria. Come dicevamo prima, l'avevamo impostato a 2 toni. Se noi lo impostiamo disc mode, lo impostiamo a monotono, enter, cosa succede? Succede questo, sempre con la stessa batteria, non suona più. Guardate sul display, rileva, ma l'apparecchio non suona perché discrimina. Perciò, se io con le freccette abbasso la discriminazione, dopo legge, perché la discriminazione l'abbiamo messa sotto al valore di lettura della batteria, del target. Questo è un anellino d'argento. Guarda, un anellino d'argento piccolino, molto, abbastanza anche sottile. Senti, qui comincia già a scarmagliare,
lo segna sui 36-37. Guardiamo un altro anellino d'argento un po' più grosso ma più sottile di diametro, hai capito? Siamo sui 32-31. Vediamo anche come segna questo qui, il display grafico. Infatti lo segna sulla destra e poi cade tutto da sinistra. Ha un metal detector molto interessante. Io penso che quando uno impara a farci confidenza, usarlo bene, si trarrà fuori tante soddisfazioni. Vediamo i 50 centesimoni. Siamo sempre lì, sui 38-39, giù di qui. Ripeto, dopo uno l'apparecchio poi se lo regola come esperienza per il proprio terreno, come pensa meglio lui. Poi, naturalmente, ci sono anche piastre speciali. Questa è quella classica da 9x10 pollici. Ci sono anche piastre di 30-32 cm di diametro, ancora più performanti per le monete. Tutto dipende da quello che uno vuole realizzare. Bene, anche col secondo video, questo delle prestazioni tecniche in aria, abbiamo visto come funziona il nuovo Golden Mask 5+. Naturalmente nel terreno, quando uno ha bilanciato il suo apparecchio, ogni terreno si imposterà sempre le prestazioni migliori e vi darà tante belle soddisfazioni. Di nuovo saluto e al prossimo video di un altro nuovo metal detector. Buongiorno.